Davvero un piacere partecipare a questo evento. Ringrazio il vostro tempo prezioso. Cerchiamo di non rubarvene troppo insieme al collega Di Lazzaro, ma ci teniamo, come anticipato dal presidente dell'Associazione Campus Biomedico, Tony Garofano, e Marcello Perricone, presidente dell'Associazione Amici del Campus, che ringrazio davvero per questa splendida organizzazione, in questo contesto davvero stimolante. È un momento di condivisione un po' della visione strategica, anche un po' di risultati recenti, di prospettive future nel mondo della ricerca, in particolare poi da bioingegnere, da neurologo clinico, sicuramente ambiti che tutte le patologie neuromotorie, neurologiche, sicuramente molto sfidanti, vedranno rappresentate in qualche esempio. Peraltro la mia esperienza anche di direttore scientifico lo scorso luglio di un IRCCS che è focalizzato sulla medicina riabilitativa, dà ulteriori spunti e mi ha stimolato molto anche a continuare a immaginare prospettive future di una medicina che deve essere evidentemente sempre più in linea con la buona pratica e l'obiettivo strategico internazionale, una medicina dalle 4 P, medicina sempre più capace di essere predittiva, quindi essere non solo una diagnosi precoce, ma anche una predizione dell'efficacia della terapia giusta, terapia che deve essere sempre più personalizzata sui pazienti, anche su prospettive a lungo termine, con tutto il percorso fino al reinserimento sul luogo di lavoro, nella società, con un ruolo del paziente che deve essere sempre più proattivo, sempre più stimolato a dare un contributo consapevole non solo a quale terapia aderire, ma anche poi a una terapia che richiede un contributo diretto del paziente, un monitoraggio sempre più strutturato, fino ad approcci sempre più preventivi, perché ovviamente su questo siamo ancora deboli anche a livello internazionale, ma sicuramente avere un approccio preventivo sugli stili di vita e tutti i temi One Health, come citava l'ingegner Garofano, sono fondamentali per ridurre con una crescita dell'età della popolazione media, che anche nel nostro paese non è un fattore marginale, anzi siamo in prima linea a livello mondiale, è una sfida sempre più importante, una prevenzione lungo tutta la vita, non solo dall'analisi genetica, prima ancora della nascita. Quindi un approccio che per i tecnologi, gli ingegneri, è sempre più sfidante. Che tecnologie abilitanti possiamo rendere disponibili? Con gli storici della medicina, insieme alla collega Maria Chiara Carrozza, Riccardo Pietrabissa, attuale rettore dell'IUS di Pavia, da bioingegneri abbiamo avuto un dialogo con medici, in questo caso Luca Borghi, uno storico della medicina della nostra università, Andrea Nettimuda, di area medica, anatomia patologica, ex rettore della nostra università. Abbiamo configurato uno scenario che vede la necessità di una medicina sempre più strutturata, che storicamente parte da una medicina basata sull'intuito, in cui la distinzione tra il sintomo e la diagnosi, la patologia, non era così strutturata. Fino al XVII secolo non c'erano regole chiare per distinguere i sintomi sulla patologia. E un contributo fondamentale, l'evoluzione verso la medicina 2.0, l'hanno dato i primi strumenti, i primi technology, lo stetoscopio, il primo strumento dell'inizio del XIX secolo, che ha consentito di cominciare a fare misure sul paziente. Prima non c'era nemmeno un'interazione diretta troppo stretta col paziente, se non a distanza puramente verbale. Quindi caratterizzare questo tipo di interazione, cominciare a fare misure, ovviamente ha aperto uno scenario sui dispositivi medici. Attualmente i dispositivi medici sono le tecnologie per le quali c'è il più alto numero di brevetti al mondo. Il numero di brevetti è più ampio, il doppio di quello sui farmaci, e più alto anche del mondo digitale, del mondo computazionale. Quindi sicuramente un'opportunità esplosiva di fare misure sul paziente, acquisire dati che poi vanno gestiti. Quindi siamo sempre più in linea con gli approcci di una medicina 3.0 basata sull'evidenza, che ovviamente mette in campo quindi una piramide crescente di capacità di fare studi sulla validità di soluzioni innovative, misurando, monitorando, prevedendo quello che possono essere le evoluzioni del paziente, anche poi facendo, ci sono banche dati nazionali
internazionali, fino alla Cochrane, che è la banca dei dati sulle sperimentazioni cliniche più avanzata al mondo. Proprio qui la Fondazione Tognocchi è sede dell'unica Cochrane sulla riabilitazione in Italia. Quindi situazioni che possono permettere di analizzare tanti dati, ma ancora oggi non siamo così precisi. Vedete in azzurro anche gli studi clinici che hanno successo, poi hanno una reale efficacia su tutta la popolazione, perché lo studio clinico non è così bilanciato anche di genere, non è così bilanciato sulle fasce di popolazione, sull'anzianità. Vedete che l'efficacia è molto bassa, se va bene è del 25% sui farmaci anche più popolari, più recenti, ma è una statistica molto delicata. Quindi siamo, la sfida è riuscire, come dicevamo, a personalizzare, usare tutte queste misure che tanti strumenti, anche innovativi, tecnologie possono rendere disponibili per personalizzare. Sempre più saranno percorsi individuali dove vado a modellare la situazione del singolo paziente e vado lì a attivare la giusta terapia per evitare tutto quel rosso di pazienti che prendono farmaci senza la dose giusta, senza comunque l'appropriatezza che deve essere tipica per la sanità del futuro. Una sanità quindi che vede questo tema di evoluzione di tecnologie, da quelle digitali, da quelle di comunicazione, che prevedono una sanità sempre più ubiquita e mobilità, fino a una sanità sempre più automatizzata, dove anche i sistemi, non solo software per automatizzare i processi, ma anche fisici, i robot, la robotica, ovviamente su questo qualche esempio lo vedrete subito, c'è una sanità automatizzata, ma tutti questi mondi di gestione dei dati, di scambio dei dati, di comunicazione, di interazione in presenza a distanza, fino a un'automazione, non può che essere gestita da sistemi intelligenti. Quindi le tecnologie di intelligenza artificiale sono quelle fondamentali per governare e integrare tutti questi domini in un modo che sia strutturato, abbia un senso. Abbiamo avuto nel Regno Unito il primo sistema accreditato dal Sistema Sanitario Nazionale per la medicina di base, quindi i primi medici che possono erogare, basta fare clic sul telefono H24, rispondono da tutto il mondo, anche dall'India, non è un medico che sta in Inghilterra, nel Regno Unito, ma possono seguire, monitorare i pazienti, fare visite a distanza, accreditati dal sistema sanitario. E anche la nostra Fondazione Policlinico ha fatto partire tutti i servizi di telemedicina recentemente, in modo ormai sempre più strutturato per tutti i pazienti. Ma sono situazioni ovviamente ancora da analizzare come robustezza, affidabilità e anche capire quanto ha senso lavorare a distanza piuttosto che in presenza, con quale tipo di pazienti, in quali momenti. Il tema del Covid ci ha stimolato tantissimo. Qui vedete, quello è un nome che ho inventato io per la European Partnership per essere preparati alle future pandemie. Abbiamo l'orgoglio come Italia, insieme Ministero dell'Università e Ministero della Salute, di guidare, qui ho partecipato proprio all'avvio di questa partnership europea, una partnership pubblico-privato che prevede una forte collaborazione tra il mondo della ricerca e il mondo dell'industria per capire come essere resilienti, preparati per tutte le future situazioni pandemiche. In particolare, ovviamente, il mio contributo su questo fronte è stato sulla parte di capire come le tecnologie abilitanti possono, quelle che ci sono già, non c'è bisogno di, per essere resilienti, di aspettare solo una ricerca che ci vuole 50 anni che atterri sul mercato. Qui vedete un esempio molto contestualizzato anche in Lombardia, Dompè con Eni hanno messo a disposizione una piattaforma di supercomputing, 3 miliardi di molecole memorizzate, 3 milioni di molecole simulabili al secondo, per vedere se un farmaco può essere efficace contro il Covid. Per i sintomi più lievi, medi, è stato autorizzato da FDA il primo farmaco autorizzato senza sperimentazioni sull'uomo, direttamente su simulazione sulla piattaforma di supercomputing. Mai successo prima, col Covid è successo. E si è capito che ci sono, questa supercomputing Eni la usava per cose diverse, ma adesso è a disposizione per ulteriori simulazioni sui farmaci. Ora stanno facendo tante sperimentazioni, 5 brevetti, sperimentazioni su pazienti per queste verifiche. Quindi c'è tutto un mondo che è evoluto. Il nostro Policlinico, la nostra Fondazione Policlinico, è stato il primo ospedale in Europa che ha installato i sistemi di diagnostica avanzata per il Covid, in 20 secondi per fare la diagnosi di polmonite interstiziale associata al Covid.
In 5 giorni il nostro centro Covid ha installato i primi sistemi robotici per gestire il centro Covid e non solo sanificare gli ambienti, ma anche permettere il trasporto di campioni biologici dall'ingresso in uscita da quell'ambiente, così alleggerendo il carico di lavoro per gli operatori sanitari, perché entrare e uscire richiede un'oretta abbondante per sanificarsi tutti i vestiti, la situazione di monitoraggio dei rischi, e anche per gestire a distanza strumentazione biomedica, evitare che i tecnici dovessero entrare nel centro Covid inutilmente quando si poteva gestire la manutenzione della tecnologia a distanza, ma anche far comunicare in modo empatico i pazienti con tutte le famiglie che non potevano ovviamente entrare neanche nell'ospedale, non solo nel centro Covid. Quindi situazioni interessanti che sono emerse in 5 giorni, questa è stata tra l'altro una procedura accreditata a livello europeo come buona pratica dall'Osservatorio Nazionale e anche condivisa a livello europeo come riferimento, e tra l'altro anche sulla parte automazione nel periodo Covid è stata utilizzata la prima piattaforma robotica certificata al mondo per la riabilitazione di arto superiore, che si può svolgere anche a casa perché i pazienti non potevano più uscire facilmente nel periodo di lockdown anche per altre patologie a essere trattati, e la nostra prima azienda spin-off ha proprio creato questa piattaforma, che è stata anche in questo periodo molto molto esplosiva come utilizzo divulgato per gestire varietà di pazienti che non interrompessero le terapie per tutto il periodo Covid, con rischi di tornare indietro anche con patologie più o meno gravi. Quindi uno scenario interessante che ha fatto esplodere la robotica come mai era successo prima. Tanti ospedali dove non erano mai stati installati, in soli 3 mesi, da marzo a fine maggio, vedete oltre 260 installazioni di sistemi robotici negli ospedali in strutture sanitarie, mai successo prima nella storia. Quindi c'è un'accelerazione dove sarà sicuramente difficile tornare indietro, e ora questa settimana inauguriamo alla Fondazione Policlinico la sala robotica per la chirurgia avanzata, quindi una sensibilità che cresce e si sviluppa in tutte le strutture che a questo si sono rese disponibili. È un'innovazione quindi disruptive. Proprio purtroppo a gennaio 2020, proprio quando ci sono stati i primi pazienti Covid, è morto un pioniere di Harvard, un economista veramente visionario sull'innovazione dirompente abilitata dalle nuove tecnologie, Clayton Christensen, un mio modello, che ha sempre prefigurato come le tecnologie, se ben utilizzate nel momento giusto, nel modo giusto, economicamente sostenibile da economista, possono alimentare quindi soluzioni sempre più precise, anche per la medicina di precisione basata su algoritmi, quindi che supportino le decisioni che devono prendere anche tutti gli operatori in quel mondo lavorativo. Come farlo non è scontato, ancora adesso non siamo pronti, ma diciamo quella che era la sua visione è che avere soluzioni sempre più strutturate adesso disponibili, quindi approcci rule-based basati su regole rigide, possano permettere di distribuire la medicina sul territorio, da ospedali, da policlinici generalisti a situazioni decentralizzate distribuite sul territorio. È lo scenario più emergente, come sapete, anche oggetto di investimenti sulla missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sarà lanciato tra poco, ora che sta venendo sempre più strutturata la parte sulla piattaforma nazionale per supportare tutta la transizione digitale. Quindi una situazione davvero importante, e qui vedete un esempio di come cerchiamo di essere pronti. Questo è un progetto sugli smart hospital, un progetto europeo che è un innovation action, quindi che vede 7 big player, tra cui Medtronic, Philips e varie altre aziende, 6 ospedali europei in prima linea in 6 diversi paesi, che stanno sperimentando soluzioni avanzate per essere appunto in linea con questa innovazione dirompente della medicina del futuro. In particolare nel nostro ospedale i casi di studio riguardano, d'accordo con i nostri geriatri, tutti i temi molto delicati su come si alimentano i pazienti, quanto mangiano davvero di tutto il cibo che gli viene servito il cibo giusto al paziente giusto, non solo il farmaco giusto, quello sì che viene controllato, ovviamente è molto più rischioso nell'urgenza, ma anche il cibo è importante, la nutrizione per la salute è fondamentale,
con tutti, anche tutte le implicazioni One Health. Quindi sistemi tecnologici avanzati che permettono di monitorare le situazioni che emergono, per, quindi lo stesso robot che avete visto operare anche nel centro Covid nella situazione di emergenza, qui è una simulazione, non è ancora nel nostro policlinico, è in un ambiente simulato nella nostra università, ma quindi il robot riconosce la faccia del paziente, riconosce l'espressione, l'empatia, quanto è consapevole che deve mangiare, quanto mangia, qui sono ovviamente simulazioni con manichini, ma il sistema usa algoritmi di intelligenza artificiale per gestire tutte le informazioni su cosa succede, quanto cibo non viene consumato, quali cibi effettivamente mangia o non mangia, quindi situazioni che possono servire a gestire in modo più efficace la partecipazione del paziente a questo aspetto nutrizionale, che non è assolutamente marginale per tutte le implicazioni che può avere di patologie correlate e anche di non efficacia del percorso di recupero dalla patologia acuta che è oggetto del ricovero. Quindi situazioni che poi possono essere anche distribuite sul territorio, non solo applicate anche a distanza, direttamente anche a casa del paziente per un monitoraggio di medio-lungo termine. Quindi situazioni importanti, ma anche situazioni che cercano di contribuire alle 4P fondamentali della medicina del futuro e evitare il burnout degli operatori sanitari, perché l'altro tema molto delicato è che non dobbiamo aspettarci che effettivamente il medico conosca tutto quello che succede su 1 miliardo di pazienti nel mondo lavorando per conto suo. Quindi le tecnologie, gli algoritmi disponibili, tutti i dati disponibili non devono sommergere il medico, l'operatore sanitario per tutte le attività da svolgere per gestire anche le tecnologie oltre al paziente. Come evitare il burnout è una sfida in prima linea, già a prescindere dalle nuove tecnologie, ma che ancora di più devono vedere sempre più le tecnologie come un fattore abilitante di una concentrazione del contributo del medico su quello che è veramente più importante, più essenziale, che può fare solo il medico. Quindi questa distribuzione dei ruoli è la vera sfida in questi scenari 4.0 e quindi bisogna sempre ricordarsi che non è tutto artificiale, l'essere umano esiste e va ben utilizzato, va ben configurato il suo ruolo, sia per le decisioni human and artificial intelligence, ma per tutte le altre attività che possono essere oggetto di tecnologie che le possano rendere più o meno automatiche. Quindi la componente umana ci deve essere sempre e comunque, e la scelta deve essere molto consapevole, ed è questo il motivo, come racconterà sicuramente il preside di medicina, professor Di Lazzaro, per cui anche i medici devono essere fortemente formati sull'uso consapevole e appropriato, adeguato di tutte le nuove tecnologie. Quindi questo tipo di impostazione è molto vicina alla missione del nostro ente, la scienza per l'uomo, per l'ambiente, per la società, non può non essere così, stiamo crescendo come realtà e proprio il primo nocciolino di investimento dei nostri enti promotori è proprio il Cultural Box, quindi un nuovo edificio, il Cubo, oggetto di sviluppo che sarà inaugurato nel prossimo anno, un edificio che guarda a una didattica innovativa, quindi una didattica che sia contestualizzata in un edificio che contiene non solo aule molto ampie fino a 300 posti, riconfigurabili in modo flessibile anche per attività sperimentali degli studenti, ma un intero piano dell'edificio dedicato come simulation center proprio a contestualizzare tutti i nuovi scenari professionali per gli studenti in primis, ma anche per tutti gli operatori sanitari che a queste attività devono avere la giusta consapevolezza, la giusta preparazione e anche la giusta resilienza, perché cosa succederà nella prossima emergenza, tenendo le dita incrociate, lo scopriremo solo vivendo. Quindi bisogna avere quella preparazione giusta di conoscenza almeno delle potenzialità di tutti i sistemi, quindi dalla realtà virtuale aumentata, dalla simulazione di tutta la strumentazione più avanzata fino a quella robotica, tutto quello che può servire anche per i collegamenti a distanza da simulare, non solo perché l'aula si connette alla sala operatoria per dare ancora di più direttamente messaggi agli studenti, ma anche per la gestione dei pazienti a distanza è fondamentale, quindi ci saranno tutta una serie di spazi
che andranno a simulare dalla corsia alle sale operatorie, alle contestualizzazioni domiciliari da gestire a distanza e tutti gli spazi dove anche avere fluttuazioni sull'uso di tecnologie avanzate per configurare tutte le possibili innovazioni prima di applicarle sul paziente. Quindi un progetto davvero strategico che speriamo possa essere di un forte supporto da tutti gli enti che vogliano sostenere idee di questo tipo per una formazione sempre più avanzata. E vedete come ci stiamo applicando, questo è un progetto europeo dove siamo abituati a uno smart teaching, che era lezioni a distanza senza fisicità. Questo è il primo progetto europeo da noi coordinato, che un giovane talento della nostra prima generazione di studenti, era professore ordinario, il professor Domenico Formica, che usa i sistemi robotici come didattica a distanza anche fisica. Come si fa a imparare a suonare un violino a distanza se non c'è un robot che ti aiuta a suonare il violino nel modo giusto? Quindi o a fare disegno artistico, quindi tutto quello che la sua fisicità ce l'ha deve avere una contestualizzazione anche fisica, quindi il Simulation Center sarà anche per una didattica innovativa sperimentale un contesto che possa dare contributi a tutti gli studenti, gli operatori sanitari, per dare una formazione molto pratica e altamente professionalizzante. Aggiungo qualche informazione sulle ricerche più vicine a, senza rubarvi troppo tempo, più o meno nei tempi che dobbiamo rispettare come bilanciamento con il professor Di Lazzaro, ma ci tengo a darvi qualche informazione più specifica sulle attività su cui l'unità di ricerca di robotica avanzata, tecnologie centrate alla persona a cui aderisco, è più direttamente focalizzata. Quindi sempre approcci che guardano una fisicità, l'importanza di interagire con la componente umana, ma in modo biocooperativo, quindi andando a monitorare i parametri fisiologici, non solo per consentire a un paziente che può solo muovere gli occhi di decidere quale cibo vuole mangiare, quale bicchiere vuole prendere, ma anche monitorando il suo livello di attenzione, la sua emozione, il suo stato cognitivo, il suo coinvolgimento, l'affaticamento, per bilanciare il livello di assistenza della macchina. Quindi la macchina può avere un ruolo che fluttua in funzione delle preferenze, ma anche di uno stato oggettivo che vado a monitorare direttamente del soggetto che usa le tecnologie. E questo può essere anche un approccio ovviamente molto importante sulla medicina riabilitativa, anche preventiva. Quindi questi sistemi che monitorano i parametri fisiologici vengono usati anche per far allenare i soggetti, soprattutto su attività molto familiari al paziente, niente più della mansione lavorativa può essere familiare come attività motoria al soggetto, che può essere quindi trattato anche direttamente sul luogo di lavoro con sistemi che possono anche dare poi un messaggio oggettivo se la persona può tornare a fare quel lavoro o no, perché molto spesso ancora oggi accade che il reinserimento lavorativo non torna alla stessa mansione da cui il lavoratore proviene, e questo è un danno sia per l'azienda che per il lavoratore stesso, che va a essere depauperato, marginalizzato. Quindi una sfida oggettiva importante. Altra tematica, qui avete un esempio anche nello stand appena fuori dalla nostra stanza sociale qui per la nostra cena, c'è tutti i temi della protesica avanzata, una tematica storica che abbiamo avviato nel mio percorso che ho fatto prima di arrivare all'Università Campus Medico nel 2003, quando è stato fondato il corso di laurea magistrale in ingegneria biomedica, e era proprio in corso un progetto fondamentale sulla sostituzione funzionale della mano, le protesi avanzate, che abbiamo contestualizzato all'Università Campus Biomedico come prime sperimentazioni cliniche sul paziente. Quindi approcci sempre più poi integrati tra ingegneria tessutale, protesi artificiali, che possono essere un'alternativa ai trapianti di mano, che ancora oggi non sono così efficaci, perché la mano è anche oggetto di rischio di rigetto notevole, è la parte del corpo tra le più a rischio dal punto di vista quindi anche delle terapie farmacologiche preventive per il rigetto, è molto invasiva, molti pazienti che hanno avuto mano trapiantata se la fanno poi espiantare nuovamente perché non hanno un'esperienza così positiva. Quindi abbiamo celebrato all'Accademia di Lincei qualche anno fa, primo decennio, ora siamo a più di 13 anni di sperimentazioni avanzate su protesi che non siano solo un sistema motorio, ma restituiscano le percezioni alla persona.
la visione non basta per non farci cadere qualcosa che stiamo afferrando. Bisogna avere percezione tattile, sapere com'è configurata la nostra mano, cosa che sappiamo anche se non la guardiamo. Quindi la percezione, la propriocezione, la percezione esterocettiva, tutto quello che serve per interagire col mondo è fondamentale per una protesi che serva davvero per ritornare a essere reinseriti nel lavoro, nel mondo sociale. Queste sperimentazioni sono state avviate con un primo paziente nel 2009 che ha capito cosa stava afferrando, anche senza guardare e senza sentire, solo il senso. E vedete come ci sono fili che entrano nel braccio, ricollegati direttamente ai nervi, che erano perfettamente capaci di continuare a sentire gli stimoli che arrivano dai sensori della mano. Quindi un intervento chirurgico invasivo, ma non troppo, per sperimentare il fatto che in realtà i nervi periferici del moncone continuano a funzionare, l'area del cervello continua a funzionare. In questo caso il paziente aveva più di 10 anni dall'amputazione per i fuochi d'artificio in Svezia, ma era perfettamente capace di ripristinare le funzionalità. E questo è stato poi oggetto di ulteriori sperimentazioni. La seconda paziente è stata poi Clara, che è stata capace di fare una manipolazione fine molto avanzata grazie proprio all'utilizzo di protesi sempre più integrate col corpo umano, sempre più capaci di dialogare col sistema nervoso periferico e quindi gestire attività in modo molto molto efficace, fino a piegare un fazzoletto di carta, cosa non facile con una protesi senza avere un feedback sensoriale. Ed è stata la prima paziente che è passata a questa tecnologia, prima paziente sviluppata in Italia con terapia chirurgica di riorganizzazione funzionale di tutto l'interfacciamento. Quindi il cervello continua a generare comandi e continua a ricevere percezione dalla protesi, in questo caso reinnervando muscoli che ancora ci sono. Quindi i muscoli residui, non così necessariamente da utilizzare solo per respirare, possono essere utilizzati e registrate poi i segnali elettromiografici che quei muscoli contraendo generano per controllare il braccio in modo indipendente. Quindi un'esperienza a cui teneva molto, perché era appena nato il suo secondo figlio che voleva tenere in braccio, ci teneva davvero, e anche lei si è sottoposta a un'attività sperimentale non così marginale. E stiamo investendo, è una priorità assoluta, con un forte supporto dell'Istituto Nazionale dell'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in particolare il centro protesi INAIL, che è il più grosso centro protesi europeo, sulla realizzazione di un centro di alta specializzazione su una chirurgia sempre più bionica, una chirurgia sempre più orientata a riorganizzare, non più solo per le urgenze, per la terapia acuta, ma come supporto a un percorso di recupero funzionale, di reinserimento sociale e lavorativo. Quindi una chirurgia che va a trattare pazienti, qui vedete un altro paziente che è stato gestito, perché un intero braccio da reggere solo con un'invasatura è molto molto complesso, crea problemi ai tessuti molli. Quindi integrare invece il braccio direttamente nell'osso permette di gestire molto meglio l'integrazione fisica, riduce i problemi possibili, quindi viene fatta una chirurgia plastica, una chirurgia ossea, ma a questo punto l'osso diventa anche il collegamento per tutti i canali che devono permettere di far comunicare la protesi col cervello. Quindi un primo paziente al mondo che ha avuto un'operazione presso il nostro policlinico per un'osteointegrazione e una reinnervazione sia motoria che sensoriale. E proprio a metà luglio di quest'anno è stato operato un altro paziente con soluzioni ancora più avanzate, sempre con amputazioni sempre più complesse proprio su queste tematiche, con l'idea, quindi poi monitorando tutta l'attività cerebrale e anche stimolando, inibendo le aree cerebrali per gestire tutta questa tematica complessa in modo sempre più strutturato, per avere dati oggettivi da monitorare, da utilizzare. Abbiamo proprio un laboratorio di un nostro neurologo, di cui poi parlerà il nostro preside, che ha fondato proprio un laboratorio che studia le attività cerebrali per monitorare come reintegrare non solo le protesi, ma come interagire con le tecnologie nel modo più appropriato, e cercano adesso di sviluppare
soluzioni sempre più avanzate appunto per avere un embodiment, una integrazione corporea, fisica, funzionale che sia sempre più protagonista, anche usando robot. In questo caso, cioè, il professore di neurologia ha fatto il dottorato di bioingegneria, quindi è molto sensibile a queste tematiche, e se voglio stimolare il neurone giusto posso usare un robot che ovviamente è più